ricetta che è un classico, le linguine allo scoglio. Andiamo a vedere gli ingredienti. Un astice vivo americano. Vongole, cozze, canocchie per declinare la ricetta al territorio, 500 g di pomodorini, peperoncino, aglio, cipolla, prezzemolo, basilico e un vermentino. Passiamo a pulire un po' le cozze. Per pulire le cozze basta togliere questo filamento qua. In più, se vedete qualche escrescenza sulle cozze, la togliete con il coltello. Una volta pulite le cozze, cioè una volta che avete tolto la guarnizione, passiamo ad aprire la pancia alle canocchie. È tutto registrato. E allora dobbiamo mettere, quando l'olio si fa caldo, l'aglio lo facciamo imbiondire e successivamente mettiamo le cozze, che col calore si aprono le vongole, anche le cozze, la stessa cosa, stesso procedimento. L'aglio si imbiondisce, per poi metterci le vongole mettiamo l'astice in pentola. In teoria, per non farlo soffrire, bisognerebbe fargli un taglio in desco, però purtroppo non lo sapeva fare. Va messo in acqua già salata, ovviamente bollente, e va lasciato cuocere per circa un quarto d'ora. L'aglio si è imbiondito, mettiamo le vongole. Importantissimo, abbassiamo un po' la fiamma, è importantissimo mettere un coperchio, altrimenti non sarà. Allora, le cozze si sono aperte, quindi facciamo questa operazione. Prendiamo un colino. Sono sempre le vongole. Sono sempre le vongole, in realtà. Prendiamo un colino e trasferiamo le vongole in un recipiente. Dopodiché, non vi permettete di buttare l'acqua, o no? Che è il meglio. C'è il meglio, c'è il meglio. C'è il meglio, però attenti, perché ci potrebbe essere la sabbia. Quindi che facciamo? Prendiamo un colino. Perfetto. Allora, senza fare cambi di pentole, quindi poi dovremmo lavare, mettiamo le cozze anche qua dentro. Abbiamo sempre un filo d'olio. Pezzo d'aglio. Masticato, ci vediamo. Allora, come preannunciato, mettiamo le cozze. Adesso pulirci. Sempre col coperchio, altrimenti non si aprono. Intanto l'astice si è fatto. Quindi il cattoroso si è fatto. Lo togliamo. Lo mettiamo a raffreddare e poi lo andremo a tagliare. Allora, come vedete anche le nostre cozze si sono aperte. Quindi passiamo all'operazione di tagliare l'astice. Allora, qua non si può sbagliare. Oh no. Dobbiamo separare la coda dalla testa. La coda andremo a togliere il carapace e lasceremo solo la polpa. La testa invece non la buttate, uno si potrebbe dimettersi che fai. No, la dobbiamo tagliare a metà, nel senso longitudinale, e mettere in padella per dare sapore. Andiamo a tagliare a metà. Quindi andiamo praticamente a incidere, a sezionare in due la testa del nostro astice. Perfetto. Dovete eliminare questa parte marrone, che credo, non mi vorrei sbagliare, sono le uova. Il mio collega prima diceva, le chele che facciamo? Le chele si fa una tacchetta per far uscire insomma tutto il sapore. E andiamo a fare in questa volta. Ovviamente per motivi logistici non possiamo mettere tutti i gusci in padella, è giusto. Mi pare di sì. E allora li togliamo per le cozze, anche perché i gusci e le cozze sono piuttosto sporchi. Ne lasciamo un paio. C'è un paio per guarnizione. Anche l'acqua delle cozze ovviamente non va buttata, ma va filtrata. Si
Com'è quel rumore proprio classico del totalissimo. Sì, sì. Allora, abbiamo visto che bisogna posizionare la testa. La coda invece togliamo completamente il carapace e lasciamo solo la punta. Poi andremo a sminuzzare e a metterne nel suo. Come vedete, questo è il risultato della polpa tagliata. Quindi mettiamo l'aglio nell'olio caldo, facciamo imbiondire, andiamo a mettere anche la cipolla e lasciamo saltare per un minuto. Mettiamo le nostre canocchie. Facciamo andare un po' e mettiamo il nostro astice. Cosa fondamentale, questo liquido che è avanzato dal taglio non lo buttate, ma mettetelo dentro. Aggiungiamo un po' di liquido per le cozze e facciamo cuocere i crostacei per qualche minuto. Aggiungiamo anche un goccio di vino e facciamo sfumare l'alcol. Alziamo la fiamma. No. Dopo 5 minuti, come vedete, il vino è sfumato, aggiungiamo le vongole e le cozze e facciamo andare un po' finché si amalgami, come si dice, quello là. Aggiungiamo a questo punto anche la polpa, la sacra polpa di astice. A posto, e lo facciamo andare per un po'. Gli ingredienti si sono amalgamati, quindi aggiungiamo i pomodorini. A questo punto lasciamo andare con il coperchio. Allora, mentre i pomodorini hanno cominciato la loro cottura, aggiungiamo una spolverata abbondante di prezzemolo. Allora, torniamo in diretta. Ci eravamo dimenticati di mettere il peperoncino, non c'è problema, lo possiamo anche mettere in cottura. Allora, a questo punto l'astice il suo sapore l'ha già dato, e anche soprattutto per motivi di spazio, per fare cuocere bene il sugo, lo togliamo dalla padella. Allora, a questo punto mettiamo anche un po' di liquido delle vongole e continuiamo a far andare il nostro sughetto. Aggiungiamo anche una foglia di basilico, un richiamo mediterraneo, no? Intanto il nostro sugo continua ad andare, buttiamo le linguine. Ovviamente sceglietele di marca decente, altrimenti ci distrugge. 30 euro di pesce. Sempre per esigenze di spazio, togliamo momentaneamente le nostre canocchie, in modo che il sugo, insomma, si possa cuocere bene. L'acqua è pronta, deve essere l'acqua è pronta, la pasta è pronta, deve essere al dente, perché finirà la sua cottura nel sugo, nel sughetto. Vedete che era necessario togliere l'astice, perché altrimenti sarebbe stato impossibile spadellare le nostre linguine. Aggiungiamo il prezzemolo. E un po' di pepe. Il prezzemolo l'ho tagliato io. Bravo, eh? Grazie. E niente, facciamo finire la cottura in padella. Questo è il risultato finito. Buon appetito. Buon appetito. Non dovevi dire buon appetito. Cazzo. Chiudi tutto.